Lutto in Rai. La terribile notizia. È morto il famoso giornalista. Tutti sconvolti. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video, ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. La Rai piange la scomparsa di un volto familiare, noto intellettuale e giornalista, deceduto a Novi Ligure all'età di 81 anni. Figura amata dai telespettatori italiani, si è distinto per uno stile sobrio e la capacità di spiegare concetti complessi con chiarezza. Il sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere, ricorda l'anima e le doti intellettuali dell'uomo, che ha contribuito significativamente alla vita politica e culturale della città, svolgendo anche il ruolo di assessore. La Rai, impegnata a festeggiare i suoi 70 anni di trasmissioni ufficiali, piange la perdita di Alberto Masoero, che ha iniziato la sua carriera nella televisione pubblica nel 1968. Oltre al ruolo di commentatore finanziario al TG1, ha collaborato con la rubrica settimanale Tam Tam di Bruno Vespa e ha poi trasferito la sua esperienza al TG2 nel 1983. Alberto Masoero ha accumulato successi professionali significativi, tra cui l'ufficio stampa della Fiat a Torino e le relazioni esterne di Fiat Iberica e della delegazione in Europa. Dopo il pensionamento nel 2000, ha continuato a svolgere un ruolo attivo nel giornalismo, guidando il giornale Panorama di Novi dal 2005 al 2008. Piero Vernetti, della società editrice Panorama, lo ha elogiato come un punto di svolta per il giornale. La sua morte rappresenta la chiusura di una pagina importante della storia della Rai. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.